Complimenti per il punto conquistato questo pomeriggio contro la Nocerina, tanta sofferenza, ci avete provato, un punto che fa morale dopo diverse occasioni, cioè dopo diversi risultati No, negativi. soprattutto le prestazioni negative che non ci lasciavano tranquilli. Invece oggi ho visto di nuovo una squadra viva che ha cercato di giocarsela alla pari con la Nocerina e per come eravamo messi noi, chiaramente senza centrocampo, con giocatori che si sono infortunati negli ultimi giorni, non era semplice, ma soprattutto perché si arrivava da prestazioni negative, nonché a risultati negativi. Chiaro che se fosse continuato quel trend, alla prima disavventura saremmo stati morti mentalmente. E invece la squadra è stata brava a reagire, nonostante le difficoltà, e credo che oggi si sia visto un latte dolce che aveva sì dei problemi, però almeno ha cercato di giocarsela alla pari, dando tutto fino alla fine. Mister, dove sono più i demeriti della Nocerina o i meriti del latte dolce che sono riusciti comunque a contenere la Nocerina, soprattutto nel secondo tempo dove il Sì. latte dolce ha giocato praticamente solamente di rimessa, giocando quasi tutta la seconda frazione, la propria tre quarti? Sì, il problema è che piove sul bagnato perché a 5-6 giocatori che non avevamo, oggi si è aggiunto Pireddu, che è il terzino destro che si è fatto male alla spalla ed era uno dei pochi giocatori che poteva tenere guida. È chiaro che i problemi si accentuano ancora di più. La Nocerina con guida che è sgusciante, non ricordo il nome del 99 della vostra punta che fa reparto da solo, è chiaro che le difficoltà te le crea. Allora ho preferito far giocare Patacchiola proprio per cercare di contenere di testa la punta centrale. Beh, diciamo che sì, la Nocerina ha avuto diverse situazioni per creare dei problemi alla nostra difesa, però siamo stati molto attenti a non prendere gol. Complimenti a lei, ai suoi uomini, soprattutto a Carboni e a tutti i giovani che hanno lottato, hanno giocato anche non facendo vedere la loro differenza di età. Un passaggio su Patacchiola. Patacchiola e Liurni, entrambi ammoniti dalla panchina. Un eccesso da parte dell'arbitro o qualche cosa non andava su tutte e due le panchine? Io ero nella mia panchina, ci poteva stare l'ammonizione su Patacchiola, non deve succedere perché poi è chiaro che io dico al giocatore, adesso tu entri, sei un Sei già difensore, sei ammonito. già ammonito, quindi sto rischiando, non l'ho fatta alla fine del primo tempo questa sostituzione proprio perché volevo vedere se Pireddu ce la potesse fare, però Pireddu oltre il problema alla spalla, poi il problema alla spalla non gli dava quella rapidità che lui generalmente ha. È chiaro che a questo punto ho detto cambiamo, cerchiamo di coprirci in modo diverso, però dobbiamo fare la sostituzione. Fare una sostituzione con un giocatore, con un difensore già ammonito, è chiaro che è tosta, stai rischiando, anche perché Salaris l'ho sostituito perché era ammonito, Piredda non avevo nessun altro per cambiarlo ed è diverso, tu metti dentro una punta che è anche ammonita, però la punta difficilmente prende l'ammonizione se sta attento, quindi Liurni poteva andare tranquillo, Patacchiola era un rischio che abbiamo corso e per fortuna non ha preso la seconda.